Care concittadine e cari concittadini, buongiorno a tutti. Oggi, attraverso questo videomessaggio, desidero portarvi gli auguri di Buon Natale da parte dell'amministrazione comunale che rappresento. Spero in questo modo di riuscire a raggiungervi tutti, come anche spero che abbiate ricevuto il giornalino Informiamoci, per essere correttamente informati sulla gestione della cosa pubblica. Il 2021 ha rappresentato un anno di transizione. Sfortunatamente, il desiderio che tutti avevamo di tornare alla vita normale non si è avverato. E dopo circa 2 anni siamo ancora alle prese con la lotta a questo virus. I tentativi di un ritorno alla normalità sono sempre ostacolati da nuove ondate pandemiche che, con l'arrivo dell'inverno, tornano a ricordarci che purtroppo la storia non è finita. Abbiamo ancora il dovere di avere tanta pazienza. Tutti sentiamo forte la necessità di superare questa condizione di emergenza. Non è un periodo normale per i nostri giovani, che non possono vivere appieno i loro anni più belli. Non lo è per gli anziani, sempre più chiamati a dosare con cautela il tempo condiviso con i nipoti. Non lo è per nessuno, siamo tutti stanchi, perché ci eravamo prefigurati una risoluzione più rapida dell'emergenza sanitaria. Ma non è questo il momento di desistere, anzi, è il momento ancora una volta della responsabilità e della prudenza. Vi invito quindi a godervi queste feste con quanta più serenità possibile, ma anche con grande senso di responsabilità, con la puntuale applicazione delle norme che ormai conosciamo tutti e con l'adesione alla campagna vaccinale. La normalità è forse ancora lontana. Dobbiamo allora cercare di vivere bene questa nuova quotidianità. Mettiamo in campo tutta la nostra creatività e la nostra flessibilità per costruirci momenti felici nonostante tutto. A tutti voi, a tutti i dipendenti comunali, ai miei collaboratori, a tutti i componenti del Consiglio Comunale, alle forze dell'ordine, alla Polizia Locale, all'Associazione Nazionale Carabinieri, alla Protezione Civile, a tutte le numerose associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio, a tutte le categorie produttive, dagli artigiani ai commercianti, agli agricoltori, a tutto il personale sanitario e ai nostri medici di famiglia, agli ospiti e al personale della nostra casa di riposo. A chi di noi sta soffrendo fisicamente o psicologicamente a causa di questo virus, ai giovani, agli anziani, alle persone sole e più fragili, a tutta la comunità San Benedettina, giunga il mio sincero augurio di Buon Natale e un sereno anno nuovo, con la speranza che questa festa ci aiuti a vedere il bello delle cose anche nelle difficoltà e che ci insegni a coltivare sempre la gioia e la solidarietà, sentimenti che danno senso alla nostra vita, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Vi esorto, cari concittadini, a sperare che un mondo più sereno e migliore sia possibile. Buon Natale a tutti, tanti auguri, un abbraccio forte forte a tutti. Buon Natale.